Qua sì, ci siamo pronti, siamo qui con i figuranti del Palio del Baradello al Baradello, dove oggi si, ecco, come potete vedere, si celebra Sant'Abbondio in questo modo, è un modo veramente bello, suggestivo, ammirando la città e il suo splendido lago sotto di noi, qui al Castello Baradello. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e allora ben ritrovati. Buongiorno a tutti, ma Buongiorno. siamo nel mese di marzo, mi dispiace per voi, non è agosto, non è il 31 agosto. No, Siamo assolutamente. nel 1159, quando i Comaschi, anzi il vescovo Ardizzone, ha chiamato di nascosto Federico, detto il Barbarossa, quello di Ma dov'è Barbarossa? Hohenstaufen. Qual è Barbarossa? È questo Eccolo qua. qua, Barbarossa, che si finge in anonimato, perché tale arrivò in anonimato, e perlustrò e volle capacitarsi del fatto che sul lago di Como non ci fossero traditori, perché bisognava scacciare dalla città di Como quei milanesi che ci costringevano a sottoporci al disastro. Avevano costruito, ci avevano fatto costruire per 30 anni case di legno, così se i comaschi disubbidivano, guardatelo, questo povero della cortesella, 3 volte gli bruciarono la casa, 3 volte rimase senza casa di legno, perché i milanesi avevano obbligato a tenere costruite in muratura solo le chiese. Poi è arrivato lui, Federico di Hohenstaufen, che guardate cosa ha eretto, guardate sta robona che è Il ancora lì Castello che ci Baradello, il guarda, Baradello, certo. Ed eccolo è qua. stato proprio lui, con il podestà di Como. E in cambio, cosa c'era? Il traffico del sale sul lago di Como. Oh, ragazzi, io mi faccio da parte perché sei talmente brava. Scusa, io mi inchino di fronte a te. Lo diciamo ai nostri amici che ci stanno Vabbè, ci guardando. Ecco, infatti, presentiamo. no, perché magari Madonna qualcuno Alessandra, dice no, ma. un'altra Madonna. Madonna Rosaria. Buongiorno, Madonna Rosaria. Vanna, Anna, ciao. buongiorno, Ciao a buongiorno. tutti. L'imperatrice? Beatrice. Imperatrice, esatto. Dimmi. Barbarossa? Buongiorno, chino Barbarossa. Cavalier Cornelio. Ok. Castellano Giuseppe. Perfetto, abbiamo tutti, ovviamente. Abbiamo anche. Simona. Buongiorno Simona. Elisabetta. E c'è anche Elisabetta. Ok, perfetto. Ci sono tutti, ovviamente, ci sono soprattutto le visite guidate che vanno avanti quanto per tutta la giornata, giusto? Sì, 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 sì. Noi riusciremo a rimanere qui in vostra compagnia per poco, perché obblighi di lavoro ci chiamano, Impegni però della va bene corte. così, però va bene così. La corte rimane ben nutrita, vi aspettiamo. Ciao! Per tutto il giorno, quindi potete venire qui direttamente al castello. Serve la prenotazione? Sì, ma mi pare che mi No, avete serve il Green Pass, il Green questo Pass, lo sì. dobbiamo dire perché giustamente all'ingresso ce l'hanno controllato e quindi ecco, lo diciamo, quindi serve il Green Pass anche se siamo all'aperto, però serve anche questo. E questa è la nuova coppia, quindi Federico e l'imperatrice, di qua, che sono nostri due amici, li abbiamo già incontrati Ci qualche mese. conosciamo già. Esatto, ci conosciamo già, esattamente. Omar, giusto? Esatto. E Celeste. Celeste. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno, voi ragazzi. buongiorno. Come mai in questa veste inedita? È il nostro Oggi sostituiamo gli ufficiali imperatore e imperatori imperatrice. ufficiali. Solitamente facciamo parte del gruppo storico di Cernobbio e siamo i Castellani. Ok, perfetto. Poi ci sono anche loro e poi ci sono. Castellano del Sant'Agostino, anche se qua siamo ai piedi di un altro castello, siamo al Bar a che è Camerlà, molto, ma molto esatto. più prestigioso del nostro. Allora, perfetto. Per chiudere, ragazzi, magari andiamo là all'ingresso dove ci sono tutti anche gli stemmi del Palio del Baradello, anche perché, Così ecco, spieghiamo. quest'anno Vanna niente Palio, purtroppo, anche quest'anno. Ci Ieri dobbiamo sera. limitare a questa bellissima giornata che ci è stata regalata Tra l'altro, Slow Como una bella. Ecco, anche Slow Lake Como, giusto, li sono salutiamo stati anche loro, loro ad esatto, che organizzare hanno aperto. e a invitarci. Esatto, dicevo, bella giornata, guardate anche sotto di noi, insomma, certamente uno spettacolo sempre affascinante. Ieri Esatto. sera l'offerta del Cero a Sant'Abbondio, che è un classico ovviamente di tutti i palli, nella speranza che nel 2022, Potremmo giusto? fare Sì, ce la facciamo, anche assolutamente le Madonne sì. Le possono Madonne possono. declarare durante il Palio del Certo, Baradello. non vediamo l'ora di gareggiare, ci Speriamo davvero, mancherebbe. andiamo a vedere là Ah, e l'ingresso. poi abbiamo Dimmi. organizzato il concerto con le arpe Ah, giusto, alle vero. 17 a Sant'Abbondio. Le prenotazioni devono essere fatte online perché abbiamo un limite di 160 persone e poi ci saranno i tour
per la Como medievale, partendo da Porta Torre o Porta Pretoria. Ho visto che c'è anche qua Enrico Colombo dell'archeologica Comense, che noi conosciamo da tanto tempo. Ciao Enrico, buongiorno. Infatti la buongiorno. Con ecco, loro con la loro visita. Possiamo organizzare anche la visita. Beh, questo è un posto magico. È un posto unico, sì, eh? Sì, infatti non si può non venire su oggi che il castello è aperto. Perfetto. Allora lo ricordiamo ancora, fino alle 18 la visita al Castello Baradello. E noi chiudiamo qui. Ciao Enrico, grazie. Bene. Settembre il giro con l'archeologica. Beh, poi lo presentiamo con Enrico il giro con l'archeologica. Questo siamo all'ingresso del castello e questi sono i gonfaloni del palio. Eccoli qua, perfetto. Va bene. Devo dire che un po' il palio manca e quindi speriamo davvero che nel prossimo anno si possa. Okay, intanto oggi l'abbiamo sostituito così. Sì, perché un modo per festeggiare l'arrivo di Federico è stato per la città impoverita, una città veramente sofferente. Dovete immaginare che a marzo del 1159 la città di Como era completamente in costruzione. E grazie ai finanziamenti di Federico la città ha ripreso vita. E chissà come mai, nonostante la povertà, nonostante la disgrazia in cui era caduta la città, hanno trovato modo i comaschi di festeggiare l'arrivo di... Ma me la di... presti il prossimo anno? Perché cioè io quando... Me la presti un attimo, perché è bravissima. È bravissima. È bravissima davvero, complimenti, perché... Finire. Ah scusa, finisci e saluto i nostri amici. I comaschi avevano trovato il modo di festeggiare con delle gare medievali che potevano essere il tiro alla fune, ma dovete sapere che noi abbiamo inserito una gara, la gara delle Lucie, che non c'entra nulla col Medioevo. Sì, però perché il classico battel di Como arriverà più in là verso il 1500, ma va bene lo stesso. Poi ci sarà il tiro alla fune e la terza gara la Cariolana, che mi piaceva tantissimo, e adesso vedremo che cosa riusciremo a fare per il prossimo anno. Tenaci, stoici, noi dobbiamo farcela. Viva il Paglio del Baradello! E allora, salutando gli amici che oggi sono qua con i vestiti proprio, vedete, del Paglio del Baradello, gli stemmi del Paglio, proprio i gonfaloni, meglio, del Paglio, qui al Castello Baradello, salutando tutti i nostri amici che ci stanno guardando in diretta in questo momento, io direi che vi saluto. Vi ricordo che se volete venire oggi a visitare il castello, se siete a casa, se non lavorate, se siete di Como e festeggiate Sant'Abbondio, venite. Vi aspettiamo tutti. Grazie. L'investitura cavalieri, se vogliono. Ah, anche l'investitura, sì, c'è anche l'investitura ufficiale. A dame sì, sì. E a cavaliere. Perfetto. Sì, c'è anche la gogna, c'è anche la gogna, certo. Tiriamo pomodori, cavoli. Come no? Dimmi, cara. Cosa c'è? Parlo anche col Mattia. Dov'è? Fammelo venire qua. Quello con il berretto rosso. Fammelo venire qua se può, così almeno no, perché poi ci sono i bambini e vediamo un po', perché ovviamente. Allora aspettate un attimo se riusciamo a parlare, perché ci sono anche delle varie esibizioni fatte con i bimbi qua. Intanto io continuo a farvi vedere, salutando appunto Clara, Tar, Cosima, buongiorno, Sandra, Mario, buongiorno, e poi Andrea, Cosima e Antonia, buongiorno, un abbraccione anche a te, Anna Maria, Marilena, Tiziano, Rita, Clara, Elisa, Tao, buongiorno a tutti, insomma, dal Baradello, e vediamo se riusciamo a far vedere anche e sentire anche lui per chiudere questa bella giornata. Ve lo ricordo ancora, qui direttamente al Castello Baradello, dove oggi siamo venuti eccezionalmente aperto. Eccolo qua, perfetto, c'è anche lui, così chiudiamo, perfetto. Buongiorno. Buongiorno, intanto il tuo nome è Mattia? Mattia. Perfetto, cosa stavi facendo vedere ai bambini? Io stavo facendo una lezione di scherma con i bambini, siamo un'associazione di scherma, io e i miei allievi, che è la Sala d'Arme Stella Splendens, siamo il Giate Comasco, e niente, abbiamo spiegato ai visitatori e ai bambini un po' com'era la vita militare dei cittadini di Como ai tempi del Barbarossa. Esatto. Oltre a questo, appunto, con i bambini abbiamo fatto una piccola lezione di scherma con delle spade. Insomma, bello anche questo, bello anche questo. Grazie anche a te. E... c'è anche la Rai, ok, perfetto, li saluto i colleghi. Chiudi tu? Chiudo io. Perché ormai, cioè, io veramente mi affido a te. Prego. Beatrice, la vedete? Parla un po'. Beatrice, ecco. La vedete? 8 figli ha fatto quello là.
14 anni ha cominciato, povera donna, però è stato un amore, un vero, vero, grande, grandissimo amore. Perfetto. Anche duri. E allora dal Barbarossa e dall'Imperatrice e dal Baradello noi vi salutiamo davvero. Grazie a tutti, buongiorno, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao.